Si può vincere Pokémon versione rosso fuoco con solo Charmander? Parte seconda. La prima parte di quest'oggi è la palestra di Aranciopoli. L'unico problema è aprire la porta elettrica che necessita la pressione di due pulsanti in fila. Una volta aperto uno, l'altro è subito accanto, ma non proprio perché a volte non è veramente accanto, oppure devi capire quale accanto. Accanto sopra, accanto sotto, accanto a sinistra, destra e alla fine, insomma, perdi tempo. Ma una volta che abbiamo superato questa porta, con un po' di culo, devo dire, c'è Little Surge, l'americano fulminato. Che devo dire è stato un gioco da ragazzi, non ci è voluto neanche che ci provassi più di tanto. Estintora ha cotto a puntino il suo team e da oggi Little Surge si chiama l'americano bruciacchiato. Proseguiamo verso il tunnel roccioso che è stata una piaga, visto che non potevo utilizzare la macchina nascosta Flash, dato che per poter prendere appunto questa MN è necessario aver catturato e registrato nel Pokédex un minimo di 10 Pokémon. Cosa che non è possibile fare in questa run. Vado a tentoni nel buio finché, dopo aver sbattuto contro centinaia di muri, arrivo a Lavandonia. Per molti Lavandonia è uguale a sindrome di Lavandonia, per me è uguale a mio Dio quanto è figa la hoste di Lavandonia. Provo ad entrare nella torre, ma mi dicono che ci sono gli spettri e che senza una spettrosonda non si possa fare molto. E mi giunge all'orecchio la voce che la spettrosonda ce l'ha il capo del Team Rocket, accidenti! E mi è giunta anche voce all'orecchio che Giovanni proprio quel giorno si trovasse ad Azzurropoli, nel casinò di Azzurropoli, che è la loro base segreta in quella città. Acipicchia. A questo punto che faccio? Mi fiondo ad Azzurropoli, dentro al casinò prendo sculacciato una recluta che blocca il passaggio per entrare nel loro covo, sculaccio anche qualche altro Rocket e arrivo da Giovanni. Giovanni neanche mi accoglie, mi guarda, mi fa un cenno con la testa, mi metto a sedere. E aspetto. Poi mi stufo di aspettare e sculaccio anche lui. E nella fuga fa cadere la spettrosonda. Quindi, bene, spettrosonda recuperata. A questo punto dico che ci faccio Razzurropoli, c'è la palestra. Allora andiamo ad affrontare la palestra. Entro e vedo piante. A destra e a manca. Vedo fiori. A destra e a manca. Vedo erba, un bel tappeto erboso. Ma Estintora ha usato lanciafiamme. È stato un attimo, ha preso fuoco tutto. Erika, pur di non rivedermi mai più, mi ha dato la medaglia. Insomma, devo ammettere che è stata una cosa piuttosto veloce. Con la quarta medaglia appuntata sulla nostra giacca, torniamo alla Vandonia. Entriamo nella torre Pokémon, pronti a identificare gli spettri con la spettrosonda e a rispedirli nella tomba a calci sulle gengive. Ma prima c'è Chad! Chad, anche qui lo incontriamo. A quanto pare forse gli è morto un Pokémon. Oh mio Dio, è morto Rattata per davvero. Niente, perde miseramente anche qui. Arranchiamo senza difficoltà sulla torre, gradino dopo gradino, spettro dopo spettro. C'è una zona protetta, perfetto, mi ricarico i Pokémon. E arrivo ad un certo punto dove c'è uno spettro che non vuole saperne di farmi passare. Mi lancia un osso contro. E capisco che è Marowak, ma non capisco però perché cerchi di fermarci. Però comunque sia, vuole lottare, lo sconfiggiamo. E una volta salito in cima alla torre, trovo un signore anziano che sta pregando accanto ad una tomba. E mi dice che quel Pokémon che cercava appunto di mandarmi via era lo spirito della mamma di un Cubone che è stato ucciso dal Team Rocket. Però a quanto pare, avendo sconfitto in battaglia questo spettro, si è calmato ed è partito per l'aldilà. Il signor Fuji, che stava appunto pregando alla tomba, ci dice: andiamo a casa mia, così ci riposiamo. Dopo esserci riposati, ci dà il Pokéflauto che ci dice che ci permette di svegliare i Pokémon addormentati. E non so come faccia a sapere che io ho bisogno di svegliare dei Pokémon addormentati perché ci sono due Snorlax che bloccano il passaggio. Però non ci facciamo troppe domande e vado dal primo Snorlax e lo metto KO. Purtroppo non potevo fare altrimenti. A questo punto decido di allenare Stintora e quindi semino morte e disperazione.
dal percorso 12 al percorso 14, fino ad arrivare a Fuxiapoli, ma scopro che c'è una pista ciclabile, quindi via, percorso 17, 18 e via, morte e disperazione anche lì, però attenzione, ci sono dei centauri che vogliono prendere il possesso della pista ciclabile, ma come si permettono? Con la rabbia che monta e gli occhi iniettati di sangue, spatapim patapam, sconfitti anche loro, ho riportato l'ordine sulla pista ciclabile, niente più fumi che inquinano. A quel punto entro ufficialmente a Fuxiapoli e scopro che c'è una zona safari da visitare, quindi tutto contento dico magari posso catturare un Exeggute che mi potrebbe servire per una MN forza che però ancora non ne conosco l'esistenza. Entro e prendo Exeggute e man mano che vado avanti trovo una specie di oggetto luccicante per terra, mi avvicino e noto che è una dentiera tutta fatta d'oro e mi inoltro ancora di più nella giungla fino a che raggiungo una casetta pensando di riposarmi un po'. Come entro, festoni di qua, festoni di là, un ragazzo che mi urla bravo sei il primo che ha raggiunto la casa segreta e mi regala MN Surf e mi dà un calcio per andarmene fuori. A quel punto torno a Fuxiapoli, catturo Norsi e gli insegno surf. A questo punto guardo questa dentiera, la porto a Pokémon Mart per rivenderla, ma c'è un vecchietto che mi fa io non capisco signore che cosa c'è, mi strappa di mano la dentiera, se la mette e mi fa questa è la mia dentiera, grazie per averla ritrovata, e mi regala MN Forza e se ne va come un razzo. A quel punto affronto la palestra, vinco troppo facilmente, Koga non ha potuto davvero nulla se non qualche piccolo dannetto ma nulla di grave e sono pronto quindi per tornare a Zafferanopoli e provo ad affrontare la palestra che però è bloccata da un rocket che non mi fa passare, però mi ritrovo davanti a una struttura gigantesca chiamata Sylph Spa. Decido insomma di entrare a vedere se si possono visitare gli uffici per passare un po' il tempo, dico sai, magari cala la notte. Entro dentro e mi accorgo però che non c'è nessuno al piano terra, quindi salgo direttamente al piano superiore e noto che ci sono degli individui vestiti di nero con una grande R rossa sul petto. È il Team Rocket. Combattendo a destra, combattendo a sinistra, combattendo tutti quanti i Rocket, giungo all'ufficio del presidente. E chi ti trovo lì? Giovanni, il capo del Team Rocket, che mi intima di andarmene perché non devo intromettermi nei discorsi degli adulti, ma senza che potessi dire ok me ne vado mi sfida in una lotta Pokémon. Quindi è inutile che tu mi dici non ti immischiare e poi mi sfidi, se permetti caccia direttamente le Pokéball e via. Lo battiamo anche stavolta. Il presidente, per ringraziarmi della mia gentilezza eterna, mi regala la Master Ball, di cui non me ne faccio nulla, però sto zitto e mi prendo il regalo, perché a caval donato non si guarda in bocca. Una volta sconfitto Giovanni, mi accorgo che tutti quanti i Rocket se ne sono andati dalla città e magari non sentiremo più parlare di loro, chi lo sa. A quel punto vado a controllare la palestra è libera, entro e mi accorgo che è una palestra psico e dico ok forse qui ci sarà un po' da lavorare e davanti a Sabrina no non c'è molto da fare, Sabrina non ha voglia di combattere, perde miseramente, mi dà la medaglia palude e sesta medaglia della palestra e sesta medaglia della Lega Pokémon di Kanto conquistata. Il prossimo obiettivo, Isola Cannella.